in collaborazione con Buonasera amici sportivi, ben ritrovati. Primo appuntamento della settimana con Zona Mista News, il contenitore di informazione sportiva dedicato alla Salernitana. Segnali di ripresa in casa granata, la prima di Menichini, bene così, un pareggio rocambolesco importante perché di spessore contro un avversario, il Pescara, che naviga nelle zone alte della classifica. Un pareggio in rimonto, un pareggio con le espulsioni, un pareggio che può sembrare apparentemente un brodino riscaldato, ma che serve, che fa soprattutto morale. È chiaro, come ha dichiarato lo stesso Menichini al suo primo ritorno sulla panchina della Salernitana, servono i punti, perché la Salernitana resta maledettamente arretrata, resta maledettamente nella zona che scotta al terzultimo posto, raggiunta anche dal Lanciano Corsaro a Vicenza. Il tutto in una settimana che precede una partita che è quasi uno scontro diretto con la Ternana di Roberto Breda sabato prossimo al Libero Liberati. Ne parleremo con Raffaele Sergio, allenatore. Buonasera Raffaele. Buonasera, buonasera a tutti. Raffaele, scossa del cambio di guida tecnica, scossa della rivoluzione in casa granata, anche se Menichini tra infortuni, defezioni ha potuto beneficiare di pochi dei volti nuovi arrivati, eppure sono tanti, 10 nel mercato di gennaio. Serve la continuità? Ma sicuramente serve continuità, quello che mi è dispiaciuto per Vincenzo Torrente sostanzialmente, anche perché il cambio me lo sarei aspettato prima, cioè durante la sosta, la logica sarebbe stata questa, insomma. Quindi secondo me lì c'erano 20 giorni per poter dare la possibilità al nuovo allenatore comunque anche di fare un po' di mercato. E queste vicende forse non l'ho capita sostanzialmente. Quindi in questo momento la cosa importante, sono d'accordo con Menichini quando dice bisogna fare punti, è inutile girarci intorno, pensare all'aspetto tecnico e tattico, bisogna cercare di fare punti. Posso dire che almeno dall'anno nuovo ho visto sicuramente una Salernitana aggressiva, soprattutto col Brescia, io ho visto una Salernitana quasi perfetta quella sera, quindi mi sono un po' meravigliato anche di questa situazione. Ho visto una squadra secondo me buona, come sicuramente anche sabato internamente con il Pescara, secondo me ha fatto una grossa partita, non era una partita semplice, una squadra che comunque veniva da 7 vittorie consecutive, quindi è una squadra quadrata, ben rodata, e sicuramente ha un attaccante che in questo momento può fare la differenza soprattutto in Serie B. Quindi credo che sia un risultato positivo, adesso bisogna trovare continuità e credo che in questo Menichini, sotto l'aspetto del carattere, io l'ho avuto a Napoli come era il secondo di Mazzone, sicuramente ha ereditato questa caratteristica. Non sapevo che l'avessi avuto come allenatore in seconda a Napoli. Sì. No, quando c'era Mazzone allenatore, sì, quindi sì, allenatore in seconda. Una persona molto preparata, molto a modo, una persona per bene, una persona che sicuramente conosce il suo mestiere e soprattutto ha ereditato sicuramente da un maestro, mi posso assicurare, sotto l'aspetto caratteriale, qualcosa di molto molto positivo. Mister, a proposito di questo, lo Tito in conferenza stampa dopo Pescara Salernitana Pescara ha provato a dribblare però sul discorso in cui tanti a questo punto, domanda legittima, perché non confermare Menichini ad agosto se poi torni sui tuoi passi e torni su Menichini affidandoti a Menichini, ha detto insomma, in un certo senso ha preso le distanze da chi ha fatto certe scelte, assumendosene però le responsabilità, dicendo comunque sono io che ho deciso, mi assumo le responsabilità, però se fosse stato per me non l'avrei riconfermato, questo ho lasciato capire. Ma la dimostrazione è che Menichini non era una scelta del direttore sostanzialmente, quindi il direttore ha voluto un altro allenatore, si è assunto lui le responsabilità e poi credo che sotto questo aspetto almeno allo Tito glielo dobbiamo dare, nel senso che comunque sia ha dato piena responsabilità alle persone che decidevano. Poi come ogni proprietà, nei momenti in cui ha visto determinate situazioni, poi sicuramente in questo momento
ha preso lui la situazione in mano sotto l'aspetto della scelta dell'allenatore. Io penso che la vera spiegazione sta in tutto questo, insomma. Io credo che la vera difficoltà è che sicuramente, essendoci un direttore che non voleva questo tipo di allenatore, è naturale che Lotito doveva mandarlo via. E adesso però, visto che c'è il direttore Fabiani, adesso... visto che è tornato Menichini, c'è stata una stretta di mano molto, insomma, formale in campo, cosa succede? Troppo nel separati calcio, in casa? Troppo il calcio è una banda di finti, sostanzialmente, quindi tutti parlano, poi nessuno lo dice. Credo che sotto questo aspetto Fabiani avrebbe fatto bene a dimettersi, però il calcio purtroppo a poltrona fa comodo a tutti. Naturalmente, insomma, sono parole forti quelle di Sergio, però insomma che riflettono quello che è il tuo, cioè tu al posto di Fabiani ti saresti dimesso. Io non faccio il direttore, io faccio un altro tipo di mestiere, quindi io credo che, vedendo dal di fuori, penso che la situazione sia questa. È inutile, a me mi sembra tutto un mondo di finti, dove tutto è finto. Poi io la vedo così. Purtroppo non sono uno che porta situazioni negative, la vedo così, insomma. Quindi secondo me in questo momento è per il bene, diciamo, della Salernitana, tutti fanno finta di niente. E a proposito di questo, il bene della Salernitana e le cose concrete, le cose vere, Raffaele, è il campo, il risultato del campo. Credi che questo rapporto possa inficiare il risultato? Ma del io campo? Penso che è tornato un allenatore dove ha fatto bene, ha dimostrato sul campo il proprio volere, ha portato tutti i suoi uomini, da quello che ho capito. Quindi sì, come staff, sì, assolutamente. Come staff è andato come via tutto, completamente lo staff. Io credo che Menichini quello che debba far parlare il campo. Penso che sicuramente è una situazione anomala. E allora, parliamo di campo. In campo Menichini è stato costretto già la settimana scorsa, pochi giorni prima del match con il Pescara, probabilmente sarà costretto a fare a meno anche in questa settimana di Ronaldo, il playmaker, che ha risentito di un problema al ginocchio destro, il ginocchio operato, e quasi certamente Menichini, come ha dimostrato anche nella passata stagione, cambierà atteggiamento tattico. Abbiamo preparato il servizio, vediamolo poi di nuovo in studio. Le solite squalifiche, la solita maledizione, infortuni. Niente di nuovo in casa granata, verrebbe da dire. Quando il ginocchio di Ronaldo ieri ha fatto i capricci, il brasiliano ha rivisto probabilmente gli spettri del calvario della scorsa stagione. Menichini dal canto suo avrà pensato di dover fare un'altra volta a meno del playmaker giunto nel mercato di gennaio per rimettere ordine in mezzo al campo. Sarebbe la seconda volta di fila. Il nuovo corso tecnico sembra dover rinunciare nuovamente al talento dell'ex Empoli e fare i conti con le solite emergenze uomini. Ieri sul sito del club granata il bollettino medico lasciava poco spazio alle ipotesi. Ronaldo ha terminato anzitempo la seduta di allenamento a causa di un trauma distorsivo al ginocchio destro. Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime 24 ore. Lo stesso ginocchio operato dopo l'infortunio capitatogli nel match Pro Vercelli-Vicenza del novembre 2014. Allora Ronaldo riportò l'infortunio al crociato anteriore del ginocchio destro. Operato a Villa Stewart a Roma, il centrocampista ha fatto la solita trafila riabilitativa. In questa stagione poche presenze in massima serie con l'Empoli prima di passare alla Salernitana via Lazio. Inutile dire che la condizione non era e non poteva essere al top. Ronaldo, nelle sole tre partite in cui è stato subito lanciato nella mischia, ha mostrato qualità ma anche debito d'ossigeno. Non appena è arrivato Menichini, però, il brasiliano è stato costretto a mordere il freno. Prima un risentimento muscolare che lo ha costretto in panchina contro il Pescara. Da ieri il campanello d'allarme del ginocchio operato che tiene tutti in apprensione. Menichini contro la Ternana dovrà fare a meno pure di Zito ed Emperor, entrambi espulsi sabato scorso nel rocambolesco pari con il Pescara ed entrambi squalificati per il match contro l'11 di Roberto Breda in programma sabato prossimo a Libero Liberati. La Salernitana risulta la squadra più cattiva d'Italia e non soltanto della serie cadetta, con ben 12 espulsi in 25 giornate di campionato. Praticamente la squadra ha giocato in inferiorità numerica una partita su due. Il trainer granata sta lavorando anche sotto questo aspetto per limitare al minimo l'incidenza dei cartellini rossi e delle superiorità numeriche avversarie che rischiano di costare davvero care.
Insomma, i soliti problemi, ce n'erano tanti per Torrente, si sono subito presentati per Menichini che insomma sembra non fasciarsi la testa, perché nella sua di testa c'era già l'intenzione, probabilmente a Liberati, di cambiare atteggiamento tattico. La Salernitana quasi certamente giocherà con un 5-3-2 molto elastico, ne parleremo con Raffaele Sergio. Prima però evadiamo un po' di posta al nostro sito internet tvoggisalerno.it, al link che oramai conoscete tutti, zona Mista News, curva sud. Ti fai complimenti Raffaele, salve, volevo fare complimenti a Sergio quando disse di avere un po' di pazienza con Coda. Alla fine ha avuto ragione, perché a mio avviso, nonostante non segnasse, erano davvero poche le occasioni per lui. Coda si è ripreso a tutti gli effetti, 7 gol, 3 di fila, ha sbagliato anche un rigore, ne ha messo a segno un altro. È in coppia con Donnarumma, secondo te la coppia ideale? Cioè bisogna trovare l'alchimia giusta per far coesistere i due, cioè soltanto in due, perché nel tridente forse insomma Donnarumma lo si perde. Ma io penso che possano giocare insieme in un 3-5-2 sicuramente. Penso che nel tridente siano giocatori, Coda può giocare davanti, sicuramente può giocare, Donnarumma non lo vedo con quel sistema di gioco, quindi però può coesistere benissimo sotto questo aspetto. Nel 3-5-2 sicuramente può coesistere. Sono due giocatori importanti che poi l'anno scorso sicuramente hanno fatto bene. Di Coda non avevo dubbi, l'unica preoccupazione che mi frenava era l'infortunio. Io ho venuto da un infortunio grave come l'ha avuto lui, quindi vi posso assicurare che quando rientri ci vuole tempo e fiducia. Quindi, però no, questo non intacca il mio pensiero, perché ha delle qualità. Il problema è quando non c'è qualità che vogliono far passare i giocatori forti. Quindi a me non piace rivendicare la paternità di certe cose, però siamo stati io e te tra i pochi. Sì. Anzi, io personalmente mi sono preso anche le critiche, che dicevo che era un giocatore io che bisognava aspettare. Penso bisogna aspettarlo, e secondo me non ha espresso ancora sono al d'accordo. Massimo le sue potenzialità. Siccome credo che sia un ragazzo anche per bene, un ragazzo umile, penso che possa raggiungere facilmente la doppia cifra. Allora, prima di andare in pubblicità, Agropoli Granata ci scrive: buonasera, sabato sarà una partita fondamentale da non perdere assolutamente. Secondo voi, facendo sempre la solita conta degli infortunati e squalificati, quale sarebbe la formazione giusta? Prima della risposta di Raffaele Sergio andiamo in pubblicità, subito dopo la seconda parte di Zona Mista News, in cui cominceremo a parlare naturalmente del big match salvezza, purtroppo, tra Ternana e Salernitana. Eccoci qua, seconda parte di Zona Mista News, in compagnia di Raffaele Sergio. Stavo leggendo alcuni messaggi che stanno arrivando in tempo reale al nostro sito internet tvoggisalerno.it, al link Zona Mista News. Ci scrive Andrea: buonasera, complimenti per la trasmissione, alcune considerazioni. Non sarebbe utile fare un richiamo di preparazione per Zito, vista la precaria condizione fisica e 10 giorni di stop forzato? Ronaldo è fondamentale per questa squadra, speriamo non sia nulla di grave. Meglio Menichini oggi alle sue condizioni, con il suo staff, e non Menichini dopo Como alle condizioni di Fabiani. Forza Salerno sempre e comunque. Giusta osservazione, ma non credo che sarebbero state condizioni di Fabiani. Fabiani dopo Como ha spinto e ci è riuscito, l'ha messo lo stesso Lotito per confermare Torrente. È stato poi Lotito, dichiarazioni del patron, a decidere dopo la sconfitta di La Spezia di cambiare guida tecnica. Lì sembrerebbe che insomma ci sia stato un incontro, un summit, perché probabilmente Fabiani spingeva nel caso di esonero per un'altra soluzione, invece Lotito ha voluto che fosse questa. Richiamo di preparazione, Raffaele? No, secondo me no, secondo me io non lo farei. Sostanzialmente è un giocatore che comunque ha giocato poco, però deve trovare la condizione. La condizione la trovi solo con la partita. Quindi in questo preciso momento, secondo me, bisogna gestirlo, cercare di farlo allenare in una certa maniera, ma i richiami di preparazione, non c'è il tempo materiale. Vabbè, lui ti dice 10 giorni di stop forzato, perché a proposito, scongiurata il rischio di una lunga squalifica, soltanto un turno di squalifica, dice insomma al netto della squalifica della settimana prossima e poi del successivo match. Secondo il mio punto di vista no, penso che 10 giorni è un tempo materiale, sicuramente può fare dei lavori a parte, ma sono piccoli richiami, ma sostanzialmente quello che poi gli dà la forma vera e propria è la partita. Qui parliamo sempre di preparazione,
Io mi ricordo un anno è venuto Zoff alla Lazio, non facevamo tantissimo, però lui era abituato alla Juve dove il vero allenamento poi era la partita, che giocando ogni 3 giorni era quello che poi ti allenava nel vero senso della parola. Ronaldo, ci auguriamo, come dice l'amico anche... Sono d'accordo perché è un ottimo giocatore. Dispiace perché col Brescia in casa ho visto proprio quello che mancava a Salernitana. Aveva capacità di calcio, aveva geometria, ha dato freschezza alla squadra. Ottimo, ottimo acquisto. Sotto questo aspetto dispiace, speriamo che non sia niente di grave, perché sicuramente può dare un grandissimo contributo alla Salernitana. E invece, rispondendo al messaggio di Agropoli Granata prima della pubblicità, secondo te quale sarebbe, a netto di squalifiche e infortuni, la formazione giusta contro la Ternana? Sam? Ma io penso che Menichini è un allenatore esperto, già il fatto che non si lamenti già è positivo, quindi dà fiducia a quei giocatori che ha a disposizione, deve cercare di caricarli al massimo e non piangersi addosso. Quindi secondo me è una strategia buona, sapendo che comunque sia l'obiettivo non è giocare bene ma fare risultati in questo momento. Assolutamente pragmatico Raffaele Sergio, da esperto uomo di calcio che mastica calcio e che ne ha viste tante. E a proposito di questo, abbiamo preparato un servizio per quella che potrebbe essere le possibili soluzioni tattiche da opporre all'11 di Roberto Breda sabato prossimo contro la Ternana, perché la novità è che anche oggi Menichini continua a provare Pestrin in difesa, nei movimenti difensivi. Io credo che però, visto il recupero di Ogier e l'out di il forfè quasi certo di Ronaldo, alla fine il capitano torni al centro del reparto mediano. Vediamo il servizio. Si cambia subito pelle. Menichini pensa di cambiare spartito tattico alla Salernitana sabato prossimo nella delicata trasferta di Terni. Contro le fere, al libero liberati, i Granata potrebbero scendere in campo con un camaleontico 5-3-2. Il trainer Granata intanto tira un sospiro di sollievo per il recupero di due pedine importanti del suo scacchiere. Stamani, infatti, al Volpe, nella prima delle due sedute di lavoro in programma, la pomeridiana invece alla Rechi, si sono rivisti sia Ogier sia Donnarumma. I due calciatori erano usciti malconci dalla gara con il Pescara e ieri non si erano neppure allenati con il gruppo. Il loro recupero consente a Menichini di avere qualche freccia in più nel suo arco, soprattutto a centrocampo, soprattutto negli equilibri e nei movimenti che sta immaginando per contrapporsi all'11 di Breda. A quanto pare il tridente va subito in soffitta. A Terni la Salernitana potrebbe giocare con uno spartito tattico molto elastico, in cui Pestrin sarà la chiave di volta dell'accordo. Il capitano anche oggi è stato impiegato e provato negli schemi difensivi della squadra. L'idea sarebbe quella di arretrare il raggio d'azione del centrocampista romano fin sulla linea dei difensori. La suggestione è di schierarlo al centro tra Bernardini e Ceccarelli, oppure, cosa più probabile, al limite dell'area come centrale basso dei centrocampisti. Gli esterni invece sarebbero Colombo ed uno tra Franco e Rossi sull'auto mancino. Le mezzali Moro e Ogier, con la ritrovata coppia offensiva Coda-Donnarumma. In tal caso però sarebbero sacrificati tutti gli esterni offensivi che si accomoderebbero in panchina, compreso Gabbionetta, al rientro dopo il turno di squalifica scontato per il doppio giallo di La Spezia. Insieme a lui gli farebbero compagnia sulla panchina del Liberati anche Gatto ed il giovane Economidis. Stamani intanto si è rivisto al campo Ivan Castiglia, soltanto una visita di cortesia per l'ex Granata in forza al Catania. In campo invece c'era tutto lo staff di Menichini, ma anche Bianchi, che ha affiancato il tecnico nel dare gli input difensivi. Bonatti invece si è occupato del reparto offensivo, spronando spesso proprio Gabbionetta. Da Terni intanto giunge notizia che saranno 1500 i biglietti disponibili per la curva ovest destinata al settore ospiti del Liberati. Non saranno tanti però i tifosi Granata al seguito della Salernitana. La trasferta in terra umbra di sabato prossimo, infatti, come era prevedibile, sarà consentita soltanto ai possessori di tessera del tifoso o di supporter card. 12 euro più i diritti di prevendita nei 14 punti vendita sparsi in tutta la provincia di Salerno. I tagliandi si potranno acquistare fino alle 19 di venerdì prossimo.
Eccoci qua, allora tanti gli argomenti in questa seconda parte, partendo da delle osservazioni che hanno fatto già gli amici da casa sullo staff, che volevo chiedere a Raffaele Sergio, lo staff di Menichini, poi Gabbionetta, insomma la gestione di Gabbionetta da parte dello stesso Menichini, e Enzo Arlecchino ti chiede, salve, volevo chiedere proprio in tempo reale al nostro sito internet, volevo chiedere a Sergio, ex terzino di Serie A, un giudizio sui terzini sinistri in forza alla Salernitana, grazie. Probabilmente Arlecchino lo dice, uno perché oggi è carnevale e si è il suo nickname è questo, ma soprattutto perché io personalmente sono stato abbastanza severo nei giudizi personali, Raffaele, sui cursori, soprattutto delle ultime apparizioni. La tua opinione? Ma sono due giocatori, secondo me, discretamente bravi, dai, tutti e due, quindi secondo me interpretano il ruolo abbastanza bene, quindi credo che non sia Franco che Rossi, secondo te sono terzini da Serie B? Non lo so, questo è Franco non mi dispiace, capito, però non mi sembrano adatti per questa categoria, ecco. Quindi penso secondo il mio punto di vista, posso sbagliare. È chiaro. Invece, intanto pregherei il nostro regista di approntare il collegamento telefonico in programma. Chiedo a Raffaele Sergio un giudizio sulla decisione, credo condivisibile, di Menichini di prendersi e portarsi il suo di staff tecnico e soprattutto Gabbionetta. L'anno scorso con Menichini, Gabbionetta non è che abbia trovato spazio, cioè quando lo spartito tattico non era per il brasiliano, Gabbionetta stava in panchina. Ma la prima domanda penso che l'ho detto, ripartiamo un po' dall'inizio, no? Dall'inizio della puntata sostanzialmente, quindi credo che Menichini è venuto qui giustamente, l'anno scorso ha vinto il campionato contro tutti e contro tutti, quindi credo che abbia preteso questo, quindi credo che sia stato una persona intelligente e soprattutto di carattere, quindi credo che se lo Tito gliel'abbia concesso, credo che c'erano c'erano dei presupposti sbagliati, e penso che un allenatore quando va da qualche parte deve portarsi il suo staff. A me mi fa ridere che il direttore gli mette il preparatore, gli mette il ruffiano di turno, gli mette tutte queste persone qui per fare altri movimenti. Io credo che l'allenatore debba lavorare col suo staff. Io vedo Sarri a Napoli, mi è piaciuta soprattutto la gestione che hanno avuto di Allan, se vediamo le prime tre partite, veniva dalla preparazione, ha giocato col contagocce. Benissimo. Vuol dire che lì sì. c'è una programmazione, un modo di fare tra preparatore e allenatore che va di pari passo, quindi a me mi fanno ridere queste persone. Io credo che quando l'allenatore viene si deve portare il suo staff e si deve assumere le sue responsabilità, quindi penso che sia una cosa normale. Allora, dovremmo avere in collegamento telefonico, ci spostiamo nella Verde Umbria, Cristiano Natili, collega ed amico del Messaggero. Buonasera Cristiano. Buonasera a tutti. Cristiano, Raffaele Sergio, nostro ospite in studio, ex bandiera di Lazio, Napoli, Udinese, che credo ricorderai, sulla corsia di sinistra. Ti chiedo, da Terni, il dato 1500 biglietti disponibili, mi pare di aver capito, giusto? Sì, al momento il dato è questo, poi si attende il responso del GOT giovedì nel caso dovesse mettere delle restrizioni, però al momento dovrebbero essere 1500 biglietti per gli ospiti. Cristiano, sabato prossimo Ternana-Salernitana, una partita particolare per Roberto Breda, voci di corridoio sussurrano, a tuo avviso può rischiare anche qualcosa il tecnico amatissimo a Salerno, bandiera della Salernitana per tanti anni? Allora guarda, fino a sabato scorso ti avrei detto che Breda non avrebbe rischiato nulla. Perché? Perché Breda sta facendo bene a Terni, lo dicono i risultati, sta viaggiando a una media di 1,5 punti a partita, quindi insomma i risultati sono dalla sua parte, peraltro viene da 5 risultati utili in casa, 4 vittorie e un pareggio, sta facendo meno bene fuori casa, però insomma la Ternana sta andando in questo momento bene, sta attraversando un buon periodo. È chiaro però che la situazione societaria a Terni è un po' particolare, come saprai è stato esonerato a 3 giorni dalla fine del mercato il direttore sportivo che aveva voluto fortemente Breda dopo le dimissioni di Toscano. Breda è un allenatore che piace a Simone Longarini, però sabato scorso c'è stata questa conferenza stampa pre-Livorno
scusami, venerdì scorso, prima della partita, sì, con il Livorno, dove Brera insieme ad altri giocatori, tra i quali Coppola, come dire, hanno espresso solidarietà a Masi, Alberto Masi, il difensore, per essere stato messo fuori lista dopo l'arrivo di Santa Croce. Conoscendo un po' Simone Longarini, non sappiamo quanto questa cosa possa avergli dato fastidio, e quindi non vorrei che magari al primo o i primi risultati negativi di Brera questa cosa potrebbe ritorcersi contro. Però, ecco, diciamo, Cristiano, in questo momento non ci sono avvisagli. Perfetto, da questo punto di vista sponda granata, per chi ci sta seguendo, tanti tifosi della Salernitana naturalmente si augurano che queste acque agitate in casa delle Fere possano, non dico destabilizzare, però possono creare qualche grattacapo e distrarre un po' la Ternana. C'è questo rischio? Come sta preparando Breda la partita con la Salernitana? No, questo rischio non c'è, perché questa è una squadra che, devo dire, è abituata, insomma, a navigare in una situazione appunto un po' particolare, e devo dire Breda è molto bravo a isolarla in questo senso, quindi sta preparando la partita con molta tranquillità. Non credo che questi elementi condizioneranno la preparazione del match, no? Non credo proprio. Cristiano, poi ci sentiremo nel corso dei prossimi giorni, dei nostri appuntamenti quotidiani con Zona Mista News. Breda 4-2-3-1 confermato dalle indiscrezioni, dalle indicazioni che avete tratto dall'allenamento di questo pomeriggio? Al 99% sarà quello il modulo, sì. E anche gli interpreti dovrebbero essere più o meno gli stessi? Allora, rispetto al Livorno cambierà qualcosa, nel senso che intanto il terzino destro sarà Zanon, che a Livorno era assente per squalifica, rientra e quindi giocherà lui. C'è un ballottaggio al centro della difesa tra Valiant e Meccariello, anche se Meccariello in questo momento sembra favorito. I due mediani davanti alla difesa saranno confermati, Busellato, Coppola, terzino sinistro ovviamente Vitale, Gonzalez e l'altro centrale. E potrebbe esserci qualche novità davanti, nel senso che Ceravolo probabilmente giocherà dal primo minuto. Bisogna capire se giocherà come ala destra nei tre dietro la Ravenazzi, con Palletti trequartista e a sinistra Furlan, o se invece andrà a giocare come centravanti a posto da Ravenazzi. A quel punto Ravenazzi partirebbe dalla panchina e Berloni farebbe ala destra. Quindi, insomma, ci sono un po' da capire queste cose, ci sono alcuni dubbi da sciogliere. E poi naturalmente lo faremo nel corso di questi giorni. Ultimissima considerazione invece, Terni, la Terni sportiva, come si sta preparando a una settimana particolare? Perché so che anche il giorno della partita è il periodo praticamente della festa patronale di Terni. Tra Salernitana e Ternana non corre buon sangue, come si sta e quanta gente ci si aspetta a Liberati? Guarda, io credo che ci sarà purtroppo, aggiungo purtroppo, non tanta gente. I dati delle ultime partite in casa sono abbastanza sconfortanti, si è arrivati a circa 3.000-3.500 tifosi, non di più. Mamma Quindi mia. Insomma, purtroppo non è un periodo dei migliori da questo punto di vista. Chissà che magari un avversario come la Salernitana, anche un po' per la rivalità che dicevi, sì, tu prima, non possa richiamare qualche tifoso in più, però insomma ultimamente purtroppo la presenza dei tifosi allo stadio non è così massiccia come magari in altri periodi. Grazie a Cristiano Natili, collega e amico del Messaggero di Terni, a risentirci, ci sentiamo domani sera. Grazie Cristiano. Grazie a voi, buona serata. Allora, ancora messaggi dal nostro sito internet. Raffaele Dodger ci scrive: secondo me quest'anno la quota salvezza senza passare per i playout sarà a quota 46, ci sono quattro squadre inferiori oltremodo alle altre, che sono Como, Lanciano, Provercelli ed Ascoli, e credo che potrebbero alla lunga staccarsi senza neanche esserci le condizioni per disputare i playout, ovvero basterà che la quintultima abbia 5 punti in più della quartultima. Che ne pensa Sergio? Sono troppo ottimista? Secondo me sì. Cioè, troppo ottimista? Sì, lo dico, secondo me, ho visto sabato il Lanciano, ha fatto una grandissima partita a Vicenza, quindi nonostante c'è una situazione societaria non semplice, e poi non ci dimentichiamo che l'Ascoli, presi singolarmente, io non riesco a capire, esatto, come fa a avere questa classifica. Oltre a essere una società secondo me molto forte, è anche una squadra secondo me ben attrezzata. Io non... Secondo me non sarei così ottimista. E invece la Salernitana, Raffaele, siamo in chiusura. La Salernitana, se recupera gli infortunati, secondo me può tirarsi fuori da questa situazione. Credo che l'avvento di Menichini, senza tante interferenze, secondo me è uno molto pragmatico, è uno molto serio nelle sue cose. Credo che
credo che difficilmente farà compromessi, quindi credo che si abbia la forza e la volontà di potersi tirare fuori. Ancora Delfino Granata fa una considerazione sui ripescaggi, salviamoci, perché come è noto quest'anno entra in vigore il blocco dei ripescaggi, dato che la Serie B dovrebbe essere portata nel giro di 2 anni a 20 squadre, non è certo, però insomma è una possibilità, quindi se retrocediamo magari oltre al danno potrebbe avere anche una grande beffa. Infatti sento da più parti che il Lanciano a giugno salterà, ma intanto a quanto pare in campo non molla, come diceva giustamente Raffaele Sergio. Allora poniamo il caso che il Lanciano si salva e poi salta, si direbbe il paradosso che non si potrà approfittare, come ad esempio ha fatto il Brescia la scorsa estate, per la sorte dei poveri uomini. E poi ancora l'immancabile affettuosissimo Natale, che fa tutto un amarcord sul discorso delle presenze allo stadio, che abbiamo snocciolato ieri nella trasmissione con Marcello. È vero, io lo ribadisco, certamente non è più il calcio, come dice lo stesso Natale, di 20 anni fa, quando c'erano 20.000, 30.000, però abbiamo appena ascoltato il collega Raffaele da Terni, che è una piazza comunque molto importante, bello. 3.000 persone allo stadio, la Salernitana terz'ultima in classifica, Salernitana Pescara ce n'erano 10.000. Ma infatti Lodito non si è lamentato per niente. Ci mancava. Quindi credo che c'è solo da fare un elogio a questo attaccamento, perché poi il calo c'è un po' da tutte le parti, un po' le regole, un po' il caro biglietti, un po' le televisioni, sicuramente un po' di tutto ha influito, e nonostante tutto questo comunque il pubblico di Salerno è sempre presente, e forse è uno per tutta la categoria, secondo me è uno dei più che c'ha più spettatori. Siamo in conclusione, Raffaele, però arrivano messaggi proprio in tempo reale a Iosa. Andrea scrive: Menichini deve essere bravo a trasmettere fiducia a tutti i calciatori in rosa, è necessario l'apporto di tutti, di chi parte all'inizio e di chi subentrato. I calciatori dal canto loro devono manifestare in campo tutta la volta di tirarci fuori dai bassi fondi della classifica. Questo discorso vale per tutti, anche per Gabbionetta. Niente musi lunghi se si vuole il bene della Salernitana. Dall'esterno si nota subito tutto. E poi Pulcinella 73, salve, una domanda per Sergio, una domanda per significa, ah no, per Sergio, come vede Pollace? Raffaele, proprio un last minute. Secondo me un giocatore non mi fa una grande impressione, credo che io già lo seguivo dai tempi della Lazio, quindi non vedevo come faceva la primavera, tutto qua. Addirittura? Secondo me non so perché sia stato... Non mi ha mai fatto una grandissima impressione, quindi non credo che abbia le qualità per fare questa categoria. Chiarissimo, Raffaele Sergio, anche se Menichini ha, insomma, voci di corridoio sussurrano che Menichini abbia intenzione di provarlo, non titolare, però insomma il fatto lo ha riabilitato nel gruppo. Siamo davvero in conclusione, grazie a Raffaele, grazie Sergio, a allenatore e amico naturalmente della nostra trasmissione, oltre che esperto di calcio, grazie ai tanti che ci hanno scritto, messaggiato, e ai tanti telespettatori che ci hanno seguito come sempre. L'appuntamento con Zona Mister News ritorna domani sera puntuale alle 20.30 su TV Oggi Salerno, solito, classico, tradizionale. Ciao. In collaborazione con rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.